Se chi ha soppiato, però il numero uno oggi sei stato tu in tutti i sensi. No, siamo un po' rammaricati perché a dire la verità è un po' di tempo, forse un po' troppo che non raccogliamo i tre punti. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra che lo sapevamo, davanti sono bravi, era forse per loro l'ultima possibilità per agganciare un secondo posto, visto che il Vaduz sembra stia un attimino mollando. Niente, ce l'abbiamo messa tutta. Potevamo anche pareggiare, però credo che il Lozano non abbia rubato niente, ma è un periodo così. Magari nel giro d'andata queste partite qua sarebbero finite magari 1-1, 2-2. Niente, l'importante è continuare a lavorare e non buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto finora. E l'obiettivo personale e di tutta la squadra è sicuramente mantenere almeno il quinto posto, lottare fino alla fine e impegnarci fino all'ultima giornata. Analizza un po' la tua prestazione. No, sono contento della prestazione, però preferivo magari fare qualche parata in meno e fare almeno un punto. Però niente, sarei un bugiardo a non dire che sono contento. Ripeto, l'importante è cercare di far bene fino alla fine, perché sennò non conta niente. Una domanda riguardo alla prossima stagione. Ci sono speranze di averti ancora in porta nel Chiasso?
Sì, credo di sì. Io ho un altro anno di contratto che... Non nascondo che mi piacerebbe una categoria superiore. Sì, onestamente sì. Però sono io qui, mi trovo benissimo con i compagni, con il mister, vado d'accordissimo. E adesso vediamo. Cioè, niente, non voglio dire niente, vediamo. Però comunque io, il mio obiettivo è rimanere qui. Se c'è la volontà della società anche di tenermi, magari facendomi un anno in più di contratto, sarei anche più contento. Bene, saranno contenti i tifosi, in bocca al lupo e buona Pasqua. Grazie.